Benvenuti amici di Vento, io sono Lorenzo, siamo su Project Cars numero 2, questa è una gara libera che si gioca, che si corre qui in Belgio. L'ingegnere mi dice che è stata una grande partenza e ancora non ha visto la conclusione. Allora, Project Cars 2 è un gran bel gioco, e sicuramente in questa prima settimana di test ho potuto osservare diversi miglioramenti rispetto alla versione precedente, alla Project Cars 1, che già è risultato un grandissimo titolo dal punto di vista della qualità. Intanto voi avete visto la qualità delle mie curve, fatta proprio da manuale, ho tagliato assolutamente la strada, non ci ho guadagnato un granché, ma comunque sono cose che non si dovrebbero fare, un po' come questa, ecco, guardate la mia estrema correttezza nel correre in gara, non mi ha permesso di fare un granché, però insomma sono quinto. Voi vedrete delle opere d'arte durante questa gara, vedete questa è un'altra delle mie opere d'arte, sicuramente mi permetterà di riuscire a vincerla questa gara. Ecco, diciamo che di questo passo riuscirò a mantenere questa prestigiosa posizione che ho conquistato, cioè la posizione numero 16, però insomma sapete che gli ultimi saranno i primi, naturalmente non nell'immediato, io penso, però insomma prima o poi ad essere primo ci arriverò, di sicuro con l'immaginazione si può provare a pensare che le macchine, le auto che vediamo davanti a noi siano tutte vetture che abbiamo già doppiato. Comunque la curva devo riuscire ancora a testarla, ma insomma non penso che abbiate dei dubbi su questo. Ma l'importante è che questo primo giro lo riusciamo a concludere in maniera poi da attivare il turbo e a razzo riuscire a battere tutti. Ecco qua, abbiamo concluso il primo giro, festeggiamo con quest'altra curva fatta in maniera esemplare, abbiamo guadagnato qualche secondo in modo abbastanza irregolare. Comunque il gioco è davvero molto molto ben fatto, forse dovrei fare un po' meglio io in curva, ma comunque nei prossimi video vedrete sicuramente dei risultati prestigiosi. Non resta dunque che salutarci, mettere like a questo video, perché vedete che le qualità del guidatore, cioè io, sono immense. Sicuramente iscrivendovi al mio canale riuscirete a vedere insomma dei trionfi straordinari. Ovviamente avete capito che questa prima gara è soltanto un bluff, è un bluff perché le qualità sono immense. L'unica cosa che non mi è piaciuta in questa gara fatta veramente in modo splendido è l'assetto meteorologico, perché io avevo scelto un orario di tramonto e invece qua è quasi sera, vedete che le pale eoliche girano nel buio. E allora un saluto a tutti, ci risentiremo al più presto. Mettete like, è fondamentale per far crescere questo canale che fa queste curve così.